What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Il campionato di sci alpino del CSI ha tagliato i nastri di partenza agli impianti di Lizzola. Il grande debutto ha visto 300 atleti protagonisti tra conferme e new entry, presenti tutte le società dello scorso anno con l'aggiunta di qualche atleta dello Sci Club Colere e i nuovi arrivati dell'Enjoy Ski Team. Ad organizzare la prima del campionato è stato lo Sci Club Ponte Nossa. Come Sci Club Ponte Nossa abbiamo intorno ai 120 iscritti globali come tesserati e partecipanti alle gare sono una trentina. Per noi è una tradizione che si rinnova da tanti anni, essendo anche il primo sci club ufficialmente fondato in Italia nell'ottobre del 1901. Lo Sci Club Lizzola primeggiato nella classifica a squadre, da segnalare Cristina Capitanio del Ponte Nossa, atleta più veloce di tutte le categorie. Ho già gareggiato qua a Lizzola, è andata bene, la neve era bella, il tracciato non era molto complicato. Bene, sono arrivata dodicesima. Non è importante vincere ma partecipare, certe volte si perde. Non era molto facile e non penso sia andata molto bene. Sì, ho vinto due campionati provinciali e poi sono sempre arrivata sul podio. È andata bene oggi, oggi la pista è molto bella, è da due anni che gareggio. Non male, era bella la neve. Un altro appuntamento da tenere in agenda per gli amanti dello sci è domenica prossima sul Monte Pora, che ospiterà Ski & VIP, la manifestazione a coppie dove lo sport incontrerà la solidarietà. Confermo che solo del fondo saranno circa 170 ragazzi. Immaginiamo poi la famiglia del CSI che ha dato la grande adesione alla nostra manifestazione, saranno in parecchi. E pensiamo dai 500-600 atleti minimo. È una cosa particolarissima perché penso che negli anni che io ricordi una manifestazione che coinvolge tutte queste discipline non c'è mai stata.